nostri relatori, che vi presenterà dopo Pier Giorgio, che diciamo che è l'ideatore di questo convegno. E ringrazio anche gli attivisti che l'hanno aiutato a preparare tutto, insomma, l'evento, che riguarda, come avete visto dal titolo, inquinamento ambientale, epigenetica e corretti stili di vita. L'inquinamento dell'aria e i cambiamenti climatici sono uno dei problemi più importanti che ci troviamo a dover risolvere, problemi che riguardano l'ambiente e la salute. La nostra pianura padana è la zona al mondo più inquinata e in Italia un recente rapporto dell'Unione Europea ha dimostrato che ogni anno 90.000 morti avvengono per l'inquinamento dell'aria. Ed è una cifra doppia rispetto alla media europea, quindi è abbastanza allarmante. Il 75% dell'inquinamento dell'aria dipende, come sappiamo, dal traffico motoristico e dal riscaldamento degli edifici, e quindi se è vero che bisogna agire sotto tanti punti di vista, importantissimi sono gli eventi, quelli legati alle COP, la più importante è la COP di Parigi, la COP21, che pone degli obiettivi agli stati, è anche vero che dovremmo intervenire anche a livello locale, e quindi vi inviterei, se avrete voglia e tempo, di visitare anche il nostro sito per leggere nel programma per le prossime amministrative quali sono gli interventi che vorremmo fare a livello locale. Oggi parleremo anche di pratiche invece che riguardano le famiglie, quindi questioni che possiamo affrontare nella quotidianità della nostra vita per evitare attraverso incentivi e disincentivi quelle che sono le pratiche da favorire e quelle da evitare. E Pier Giorgio ci parlerà dei siti contaminati delle Marche, il nostro consigliere regionale Pier Giorgio Fabbri, che dovrebbero essere, no, tutti i luoghi bonificati e restituiti alla collettività, insomma questo ci aspettiamo che avvenga. Anche Fano ha un'area industriale di una certa importanza, insomma, dove vi lavorano qualche migliaia di persone, quindi dovremo cercare assolutamente che il lavoro che lì si svolge sia un lavoro che rispetta la sicurezza ambientale e la sicurezza della salute, naturalmente contemperando anche l'esigenza lavorativa, perché la produzione è fondamentale. E, ah sì, io ormai ho finito, Allora lo c'è. Concludo perché ho due battute solo da dirvi e dopo lascio la parola ai nostri relatori. E, per quanto riguarda, se funziona già, sì, troppo forte, no, per quanto riguarda la produzione dei prodotti italiani, secondo noi bisogna puntare alla produzione di qualità, perché se ci mettiamo a fare una gara con chi produce tanto e in modo molto meno di qualità, ci troviamo sicuramente a dover competere con chi invece ha un costo del lavoro sicuramente più basso del nostro, e quindi in quel caso non saremo per niente competitivi. Quindi a livello italiano e anche fanese dobbiamo puntare alla qualità che contemperi però allo stesso tempo la sicurezza ambientale e la sicurezza di salute. Il 90% dei tumori sono correlati direttamente o indirettamente a fattori ambientali. Questo è un altro dato estremamente allarmante, e il convegno di oggi proprio ha il senso di affrontare tutte queste tematiche che a spot vi ho illustrato. Grazie. Grazie a te. Chiara, diciamo che ci gestisce negli interventi e ci introduce un po'. Siamo bene. Io do un caldo benvenuto a tutti quanti a questo convegno, che è stato fortemente voluto dalla nostra zona proprio per l'importanza di queste tematiche che ormai sono alla luce degli occhi di tutti. E, mi premeva dire che questo non è un convegno per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, ma è un convegno informativo per le tematiche importanti che dovremo affrontare nel futuro, e quindi introdurre argomenti nuovi che sono di attualità, in cui comunque ci vede in prima fila e in enorme interesse per la popolazione sia locale che nazionale. E, sono magari argomenti un po' difficili, un po' di nicchia, che non tutti, insomma,
quindi tutti non sono interessati, però ci interessano da tutti da vicino, ormai è chiaro, evidente a tutti. E quindi passo la parola al professor Coccioni, che è presidente onorario dell'Associazione Italiana di Geologia Medica, fa parte del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell'Università degli Studi di Urbino, già professore ordinario di paleontologia e paleoecologia presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, è stato direttore dell'Istituto di Geologia e del Centro di Geobiologia, responsabile della sezione Geologia Ambientale e Geodinamica del Dipartimento di Scienze Pure Applicate. È stato anche presidente della Società Paleontologica Italiana, dal 2012 responsabile del Festival Scientifico Nazionale della Settimana del Pianeta Terra, ambasciatore della Settimana del Pianeta Terra dell'Università di Urbino alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove cura la selezione delle terre contenute nelle gocce di vetro di Murano, donate come premio ai film che meglio incarnano i valori dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile. Nell'ultima edizione la scelta interessante della terra nera basaltica raccolta presso il vulcano Laki della regione in Islanda è un simbolo straordinario sia della bellezza del nostro pianeta sia dell'estrema fragilità. La geologia e la salute hanno stretti legami già riconosciuti da tempo ma per il momento ancora sconosciuti. Quindi la geologia medica è una nuova disciplina scientifica intesa come strumento di valutazione degli effetti dei fattori ambientali sulla distribuzione areale di problemi sanitari negli esseri viventi, in particolare dell'uomo. Quindi è una cosa nuova, una disciplina nuova ma estremamente interessante, io credo, che coniuga sia le scienze della terra con le scienze mediche e biologiche. Quindi passo la parola al professor Coccioni. Grazie Chiara, cerco di parlare alto. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per avermi invitato qua, darmi modo di introdurvi alla geologia medica, che è una parola un po' strana, che è fatta da geologia e da medica, quindi forse può essere un po', sarà interessante penso per voi introdurre allora, come dicevano nella mia presentazione la Chiara fischia? No, ancora no. Allora, io preferisco, se mi sentite bene. No, è meglio con. Allora, come dicevo prima nella presentazione della Chiara, la geologia medica è una disciplina emergente che studia le relazioni tra salute umana e vari aspetti della geologia, come i materiali, ambienti e i processi geologici. Di prima chitto potrebbe sembrare che si stecca la geologia con la medicina, ma in realtà non sono discipline distanti tra loro, perché i fattori geologici per la salute umana entrano nella vita quotidiana di tutti i giorni, e l'interazione tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda è ovviamente ben nota a tutti. Oggi si stima che la popolazione mondiale, sapete che attualmente è 7 miliardi e 6, si stima che almeno 5 miliardi di persone, la salute di 5 miliardi di persone hanno a che fare appunto alla geologia. Basta guardarsi intorno, tutta geologia, poi magari qualcuno si è interessato spiegherò meglio la cosa. L'obiettivo generale della geologia medica è quello appunto di individuare sia i fattori geologici, quelli che ho detto sopra, che influenzano l'insorgenza di alcune patologie, sia i relativi fattori protettivi. E questo è estremamente importante. Questo obiettivo si può raggiungere solo attraverso l'integrazione, il confronto tra discipline diverse, geologia ovviamente, biologia, medicina, tossicologia, epidemiologia e tantissime altre, in un approccio che deve essere integrato e multidisciplinare. Quindi la geologia medica è una disciplina di frontiera, spiccatamente multidisciplinare, che attraverso il
costante confronto e l'accurata interazione tra le diverse expertise, tutte le diverse discipline, prende in considerazione tre matrici principali, essenziali per la vita, cioè aria, acqua e suolo, e con cui, dicevo prima, abbiamo a che fare tutti i giorni e la cui qualità può influire sulla nostra salute. Quindi, in sintesi, la geologia medica può identificare i problemi di salute umana connessi ai materiali, agli ambienti e ai processi geologici, valutare i loro effetti sulla distribuzione areale e temporale delle emergenze sanitarie e fornire soluzioni per prevenire e mitigare i rischi per la salute umana. Ecco, in poche parole vi ho fatto una sintesi estrema della geologia medica. Oggi eviterò di inserire delle immagini su sindromi vari, eccetera, per non guastarvi il pomeriggio, per non guastare anche me, perché fa sempre poco piacere di guardare. Allora, la storia, le radici della geologia medica. Che i materiali, le rocce minerali abbiano a che fare con la salute umana è ben noto da tempo, dal tempo degli egiziani, dai romani e quant'altro. Il debutto moderno della geologia medica avviene nel 1817 in Francia e come geografia medica, cioè il Virey introduce questo concetto proprio per spiegare dal punto di vista geografico la distribuzione dei problemi legati alla salute di tutti gli esseri viventi. Negli anni 30 e 80 del secolo scorso questa disciplina si sviluppa prima in Germania e poi nei paesi scandinavi e viene introdotto anche il termine per la prima volta di geomedicina. Nel 96 l'Unione Internazionale delle Scienze Geologiche istituisce per la prima volta un working group di geologia medica, capendo l'importanza di questa disciplina. Da quel momento la geologia medica si diffonde un po' in tutto il mondo e attraverso l'organizzazione di congressi, di corsi specifici e quant'altro. Da quel momento io ho cominciato un po' a riflettere, ho visto che gli geologi snobbavano un po' questa disciplina, no? La snobbano ancora, perché pensano che forse non renda tanto o che non sia interessante o produttiva. Ho cominciato a ragionarci sopra e primi degli anni 2000 ho cominciato a mobilitare un po' di amici, di persone e cercando di organizzare appunto dei corsi, anche di perfezionamento, convegni a Pesaro, Fano, ovviamente più che altro sul territorio. E poi naturalmente diffondendo il più possibile la conoscenza di questa disciplina, a cui teniamo tutti, perché la salute è la prima cosa, e quindi mi pare che sia evidente. Tutto questo ha prodotto dei volumi che abbiamo tra l'altro editato noi a Urbino, abbiamo scritto per vari manuali, questo è l'ultimo uscito l'anno scorso, di sanità pubblica, e finalmente poi siamo arrivati anche al CRU, cioè agli enti importanti come l'INAIL, che tiene molto ovviamente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e di vita. Questo qui è l'ultimo, abbiamo fatto a un convegno a Roma a dicembre scorso, in cui abbiamo parlato di diversi argomenti che ovviamente sono su ormai a conoscenza di tutti. Ovviamente tutti conoscono l'amianto, tutti conoscono il radon, credo, e adesso anche il biossido di titanio che entra in gioco, metalli e elementi in tracce abbastanza pericolosi, e quindi si è fatto il punto su questa situazione. Tutto questo nel 2009 mi ha spinto a creare un'associazione di geologia medica italiana che oggi conta 250 associati, è completamente gratuita l'iscrizione, quindi questo facilita anche le cose, e continuiamo a lavorare su questi aspetti un po' in tutta Italia. Casi studi della geologia medica, appunto non ci sono immagini, quindi è meglio per oggi pomeriggio stiamo tranquilli. E i casi studio, diciamo, sono noti, come dicevo, da tempi, dagli egiziani, dai romani, che usavano il rame per le condutture, morivano di stornismo, piombo, gli esempi non mancano. Ci sono casi che riguardano di vari sindromi particolari, che riguardano comunità estesissime, parlo di milioni di persone, riguardo l'eccesso di metalli pericolosi in tutte le matrici di aree selezionate.
Parlo per esempio di arsenico nelle acque sotterranee, di amianto sul territorio, di gas radon nelle abitazioni, carenza di iodio, carenza e eccesso di fluoro, qualità e quantità delle polveri atmosferiche, ingestione di suolo, cosa non infrequente in certe parti del mondo. Tutti questi esempi interessano sia popolazioni urbane che rurali e non deve stupire che gli esempi che si possono trovare in questi casi studi poi oggi attualmente trovano riscontro anche nel nostro amato paese. E gli aspetti principali della geologia medica riguardano in effetti la geochimica, però non tratta solo di geochimica, cioè non riguarda solo la geochimica, la geologia medica, ma se pensiamo che il nostro organismo è un produttore esso stesso di cristalli, pensiamo alle ossa, ai denti, al particolato urinario, a quello sinoviale, e talvolta anche patologici con i calcoli, calcificazioni, deformazioni varie, e che la medicina occidentale, ma non solo quella, fa ampio uso di materiali geologici a scopi terapeutici, e questi troviamo vantaggio tutti, come sappiamo, andando alle terme, usando dei fanghi particolari, argille particolari, eccetera, eccetera. Matrice, prima matrice, aria. L'inquinamento dell'aria, salute umana, sono ormai noti a tutti. Diceva prima Renata che nella pianura padana di morti ce ne sono tanti. Si stima che per inquinamento dell'aria ogni anno muoiono 9 milioni di persone. Tenete presente che nella prima guerra mondiale ne sono morti 18, quindi la metà di una guerra spaventosa. 7.000 solo in pianura padana, ma credo che stiano aumentando anche in questi giorni. L'inquinamento atmosferico è noto, è dovuto a una miscela dinamica e complessa di varie sostanze, in particolare il materiale particolato, l'ozono, gli ossidi d'azoto, non vi faccio la lista, il monossido di carbonio, quelli più noti. Ci sono evidenze ormai scientifiche che correlano questo inquinamento con la mortalità, ma gli effetti dannosi, sia quelli acuti che quelli cronici, a carico dell'apparato respiratorio rimangono quelli più rilevanti. Qui vi ho inserito una tabella che ovviamente salterò per le barre, giusto per farvi capire quali sono gli effetti acuti e gli effetti cronici di queste sostanze, che è necessario ovviamente monitorare costantemente. Acqua, che acqua beviamo? L'Italia è il maggior consumatore al mondo, non ci facciamo mancare niente come al solito, di acqua minerale. Ogni anno nel nostro caso entrano 12 miliardi di litri, vale a dire che ognuno di noi consuma circa 200 litri a testa. Anche soldini dal punto di vista economico, pensate che giro, che business che c'è. Un italiano su due beve esclusivamente acqua minerale, acqua imbottigliata. Un gruppo di ricercatori che fanno parte anche dell'Associazione di Geologia Medica ha di recente analizzato nell'ambito di un progetto europeo molte delle acque minerali che vanno sulla nostra tavola, indagando soprattutto in particolare gli elementi in traccia, la cui concentrazione non è indicata sull'etichetta, perché la legge non lo richiede. Tra essi, in particolare l'alluminio, il berillio, l'uranio e altri contaminanti che sono particolarmente nocivi per la nostra salute. Questa è una tabella, per chi è interessato, che può trovarsi su internet, eccetera, che esprime i valori. Vedete che comunque ci sono alcuni valori qui. Vabbè, ho sbagliato comunque. Vabbè, non importa. Vabbè, volevo solo farvi vedere che per esempio per alcuni metalli, come dicevo prima, il berillio, eccetera, nel nostro paese non ci sono questi dati, quindi se voi prendete una bottiglia non li trovate, però sono molto pericolosi. E i risultati di questa indagine hanno evidenziato naturalmente luce e ombra. Soprattutto ha fatto emergere però la necessità che occorre una revisione delle norme, che spesso a volte in Italia sono più severe quelle per l'acqua potabile che quelle per l'acqua imbottigliata, e quindi occorre fissare nuovi valori, nuove regole. E in particolare mi soffermo sul caso del berillio, che è un cancerogeno di classe 1, con patologie oncologiche confermate, che nelle acque potabili non può superare una concentrazione di 4 microgrammi. E se voi andate su qualsiasi bottiglia, berillio, non ci sta. Ok. Un'altra cosa, l'arsenico. L'arsenico,
l'assunzione cronica di arsenico responsabile di patologie cardiovascolari, neurologiche, diabete, lesioni cutanee, disturbi respiratori, chi piana più ne meno. La pericolosità dell'arsenico ovviamente è nota ormai da secoli. Allora, dai risultati, il valore massimo consentito per l'arsenico nell'acqua è di 10 microgrammi litro, nelle nostre leggi. Allora mi sono preso la briga di andare a spulciare e vedere tra le varie acque alcune quelle note, tanto è pubblicato quindi non mi querelano. Queste alcune di acque probabile conoscete, la prima soprattutto. Ecco, vedete che i valori sono un po' più bassi di 10, ma qualcuno si può fidare a bere acque che ha valori di arsenico con acqua prossima a 10? Ognuno rischia quello che vuole. Il suolo, che è la terza matrice, l'inquinamento del suolo a salute umana è dovuto a una serie di processi, compresi quelli geologici, che immagino conoscerete, agricolo, estrattivo, industria, auto, inserimento civile, discariche. L'inquinamento del suolo è dovuto appunto a varie sostanze inquinanti, tra le quali figurano anche quelle relative alla geologia, cioè i materiali geologici, che sono metalli pesanti, elementi in traccia, elementi radioattivi, quindi tipo radon, contaminanti acidificanti, l'amianto, le polveri geogeniche, pensate all'attività vulcanica, anche legata all'attività vulcanica in certe aree del nostro paese, manifestazione anche connessa, e alle sabbie che arrivano dal Sahara e che con i cambiamenti climatici in atto, di cui si parlava anche poco fa, potete ben pensare che le polveri arriveranno sempre di più, arriveranno forse non solo dal Sahara, perché se cambiano i monsoni, girano da un'altra parte, arriveranno da tutt'altra parte. Ci sono aree in cui vi assicuro che il suolo da cui viene la sabbia non è sicuramente dei più apprezzabili. L'inquinamento, beh, il suolo ovviamente è la nostra pelle, la pelle della terra, ed è una storia complessa di interazioni tra clima, geologia, vegetazione, esseri viventi, eccetera, e riveste ovviamente un'importanza fondamentale per la salute umana e anche per la nostra nutrizione, di cui si parlerà poi, perché gli elementi che l'uomo assorbe attraverso la dieta, oltre il 98% degli alimenti che diciamo deriva direttamente o indirettamente dal terreno. Quindi quando questo equilibrio si scombina, ovviamente i problemi si riversano sulla nostra salute. Su questo non c'è problema. E quindi occorre sicuramente approfondire la relazione suolo e salute umana, che non è cosa facile, perché intanto bisogna mettere d'accordo le varie discipline e quindi trovare i dati giusti da tutte le parti, le ricerche che si combinano e quant'altro. E poi in paesi come il nostro, in cui c'è uno squilibrio notevole tra aree che sono urbanizzate, estremamente industrializzate, in cui il suolo è decisamente contaminato, molto contaminato, lo sappiamo tutti, e aree in cui invece addirittura c'è una carenza di questi elementi che potrebbero essere utili, che provano danni altrettanto importanti. Questa è una semplice cartina, una dell'amianto, una del radon, salta agli occhi a tutti, che come siamo combinati nella nostra regione, Pier Giorgio lo sa, penso, benissimo. E il radon, siamo un territorio abbastanza, per la nostra regione, abbastanza a parte, però vabbè, viaggiamo, ci spostiamo, e quindi a volte bisogna tenere presente anche questi dati. Sulla nutrizione vado abbastanza veloce, solo dei punti importanti, perché devo portare poi alle conclusioni di alcune cose interessanti. Ci sono dei minerali, degli elementi che servono ovviamente per la nutrizione del nostro corpo e anche degli elementi che sono estremamente importanti, essenziali per la nostra salute. Lì vedete una lista di minerali vari con delle formule, eccetera. Però tra questi ci sono anche dei materiali, degli elementi, dei metalli che possono essere potenzialmente tossici, altri che sono tossici, altri che sono particolarmente tossici e altri che certe volte incontriamo quando andiamo all'ospedale a fare delle analisi, ma sono cose piuttosto occasionali. Questa è una tabella che non vi illustro nei dettagli, ma serve solamente a far capire che ci sono alcuni metalli
tipo l'arsenico, il mercurio, il cadmio e quant'altro, che possono essere cancerogeni, che possono essere conclamatamente teratogeni, cioè contribuiscono, influiscono sul feto e sviluppare delle anomalie, delle deformità, che vedremo poi in dettaglio dopo. Sospetti di cancerogeni, ma questi sono forse da tenere meno presenti. Però ci sono questi elementi che uno deve avere a che fare con queste cose. La geologia è fatta anche di questo per noi, il suolo è fatto di questo e troviamo questi materiali. Come studiarli, come capire la loro influenza sulla nostra salute. Vi faccio solo una tabella con un esempio. Questi sono degli elementi in traccia potenzialmente tossici che possono avere influenze notevoli, però. Vi ricordo solo una perché entra così nella conoscenza, penso ormai di tutti, il cromo. Il cromo esavalente dà dei problemi. Vi ricordate il film Erin Brockovich con Julia Roberts, eccetera? La storia è quella. Lì per 20 anni hanno buttato fuori da questa industria del materiale con del cromo nell'acqua e sono venuti fuori, tutti i problemi sono venuti fuori. Hanno tirato fuori 600 milioni di dollari, però la salute da quelle parti non era la migliore. Altri casi, questi sono i metalli particolarmente tossici, arsenico, berillio, come dicevo prima, cadmio, mercurio e piombo, che tutti questi sviluppano, sono teratogeni, cioè sono davvero problematici per il feto. E quindi bisogna stare particolarmente attenti a questo. Ecco, passo alla parte finale, se sono nei tempi, taglio tutto, se volete. Questa è la catena alimentare, si parte dai microorganismi del fondo marino o del mare, si arriva poi fino all'uomo, eccetera, eccetera. Quindi questa piramide trofica. Ci sono degli organismi. Sono quelli che io ho studiato per tanti anni, ho continuato a studiare e continuerò a studiare finché riesco a farlo, che si chiamano foraminiferi, sono protozoi unicellulari, e vivono sul fondo del mare e anche in superficie. Minuscoli, sono cellulari, quindi una cellula che forma un guscio di carbonato, di calcio, attorno a sé come protezione. Dimensioni massime generalmente non più di 1 mm, generalmente mezzo millimetro. Quindi sono invisibili a occhio, bisogna vedere. Sono diffusi in tutti gli ambienti, e hanno una morfologia estremamente varia per quanto riguarda la conchiglia, sono centinaia, centinaia, migliaia di specie. Bene, allora, io li ho studiati per tanto tempo, io cercavo di ricavare questi foraminiferi anche del passato, delle informazioni di carattere paleocologico, paleo. Quindi del passato, paleoceanografiche, paleoclimatiche. Però mi sono detto, ma perché questi organismi dicono qualcosa nel passato? Perché non devono dire qualcosa nel presente? Cioè, possono darci delle informazioni per l'ambiente, per la salute dell'ambiente, per la nostra salute? E più di 20 anni fa ho cominciato a studiarli meglio, a vedere come reagivano ai diversi inquinanti. Quindi da una parte si prendeva il sedimento marino, si misuravano le concentrazioni di metalli in traccia, quelli particolarmente pericolosi soprattutto, e dall'altra parte si studiavano le associazioni relative di questi foraminiferi. E allora ci siamo accorti che in casi, quando c'è uno stress ambientale, questi foraminiferi, che non sono stupidi, ma sono davvero intelligenti, pur essendo unicellulari, riducono la diversità specifica, oppure cambiano la densità faunistica, cioè diventano più piccoli, oppure sviluppano anomalie morfologiche. Allora, questi vengono dall'Adriatico, da qua davanti, più o meno. Vedete che hanno tutte delle protuberanze, delle gobbe, delle cose strane. Alcuni sono siamesi addirittura, che si uniscono tra loro. A volte ne ho visti anche tre insieme. Allora, perché succede questo? Come succede? E questo è stato un altro punto. Possono darci informazioni? Bene, cominciando a guardare un po' dall'Adriatico, ma non solo, ho lavorato poi anche in altre parti del nostro paese, in altre parti anche del mondo, alla fine sono riuscito a tirare fuori, io e il mio gruppo ovviamente, un indice che ho chiamato indice di anormalità, che oggi è usato da tutti i ricercatori in giro per il mondo che fanno le stesse cose.
per identificare appunto se l'ambiente marino era stressato o no. Allora, cosa siamo accorti? Che normalmente quando l'ambiente era ok, non c'erano metalli particolari, non c'erano concentrazioni al di fuori della norma, la percentuale di queste deformazioni non superava l'1%, 2%. Cioè ci sta anche nella nostra popolazione, no? Trovare degli esemplari che hanno dei problemi morfologici, delle anomalie. E invece se vado alla laguna di Venezia io mi trovo con un indice che è di 30-40, cioè vuol dire che su 100 esemplari 40 sono deformati. Quindi il problema c'è. E allora abbiamo cominciato a usare quest'indice. Allora, adesso tutti fanno l'indice, sappiamo che quell'area, la laguna di Varano, di Lesina, e cominciamo a mappare tutto questo. E quindi sono ottime centrali dell'inquinamento, tant'è che tutto questo ha suscitato un po' anche 10 anni fa l'interesse di Beppe Grillo, abbiamo fatto 2 spettacoli, non so come si chiamano, eventi sui palco, eccetera, molto entusiasta di questa cosa. Io naturalmente ho cominciato a parlarne anche con i vari amministratori più o meno locali, cercando di dire guarda che questo metodo qua non costa niente, basta andare lì con una barchetta, tiri su la roba, fai in 10 minuti, sappiamo com'è. Vabbè, tutto è caduto nel vuoto, che naturalmente va a collidere con interessi che ben conosci. Allora, alla fine ci siamo. 2 o 3 anni fa ho proposto un progetto al Ministero, che è stato poi accolto. Ho cominciato ad allevare i foraminiferi. Ho fatto delle vasche, abbiamo fatto delle vasche, tutte monitorate, temperatura, sole, luce, eccetera, eccetera, per farli ovviamente vivere, però in qualche modo dovevo stressarli. Abbiamo cominciato adesso con il mercurio, quindi dandogli delle dosi via via più crescenti, per cercare di capire a livello cellulare come funzionava questa cosa. E allora adesso non sto a entrare in particolari, però qui ci sono analisi, il lavoro è uscito qualche mese fa, e abbiamo visto che il mercurio entra nella cellula, scasina la cellula, nel senso che vanno i vari corpi organelli che compongono la cellula a insediarsi, e alcune reagiscono inglobando e cercando di mimetizzarsi, quindi di respingere questo attacco, ma non ce la fanno, e quindi dando sempre più concentrazione alla fine l'individuo poverino nostro si stressa talmente tanto che defunge. E qui si vedono adesso, vedete, in particolare sulle fotografie dei vari microscopi elettronici con il mercurio che si concentra in alcune parti, eccetera. Allora, tutto questo è la dimostrazione che volendo si può fare tanto, cioè anche con organismi molto piccoli che non costano soldi, non costa soldi fare questa cosa, costa pochissimo, non costa niente, non era, però continuiamo a usare analisi, controanalisi. Vabbè, problemi sono, prima o poi lo capiranno. Stiamo lavorando, vogliamo continuare l'attività di laboratorio con altri metalli pesanti, adesso pensiamo all'arsenico, al cadmio, sul petrolio e soprattutto sulle microplastiche, stiamo presentando un progetto su questo. Poi degli amici in Sardegna lavorano sulla geoepidemiologia di materiali comuni, il diabete mellito di tipo A che pare che si colleghi. In Sardegna è facile perché la Sardegna è una regione molto particolare perché ha delle peculiarità. Diciamo della popolazione, perché c'è un background genetico che non cambia, quindi la popolazione è tutta lì, e poi ha le discariche minerarie, quindi è facile insomma trovare il modo di relazionare varie contaminazioni con questo, e poi caratterizzare geochimicamente i suoli agricoli di pascolo. C'è un progetto europeo che è in atto, eccetera. Bene. Io vi ringrazio per l'ascolto, vedo che siete stati abbastanza attenti, se c'è qualcuno che vuole fare qualche curiosità può collegarsi al nostro sito, che questo troverà tutto quello che vuole, poi può scrivere a me, risponderò con piacere. Grazie. Molto interessante questo argomento. Adesso passo la parola a Pier Giorgio Fabbri, che è originario di Urbino, laureato e diplomato liceo classico, ha conseguito la laurea in geologia presso l'Università di Urbino
Il professor Coccioni è stato un suo docente, da quanto mi è stato riferito. Lavora da 25 anni all'Aquater nel campo della geologia ambientale e della bonifica di siti inquinati. Grazie. Giorgio, scusa, va fuori? Va fuori un pochino. No, scusa, una piccola parentesi. Alle 6:30 dobbiamo lasciare la sala che devono riapparecchiare, quindi stiamo nei tempi. Ce la facciamo. Cioè, siamo, ci siamo, eh? Ci siamo tranquillamente. Recupero il tempo io. Mi ricordo il primo esame di geologia vera, l'ho data proprio con Rodolfo, mi ricordo le globigerine, globigerinoides, voto 30. Mi sono laureato con lode, insomma la geologia l'ho fatta con molto impeto perché mi piaceva. Poi sono andato a lavorare e sono passato sull'inquinamento, qui è un mio collega che saluto e che se sbaglio qualcosa mi correggi, è giusto. C'è una legge che ci porta a denunciarci quando ci sono dei siti inquinati, quindi o l'officina mi si ribalta qualcosa, devo notificare che posso avere provocato l'inquinamento e devo correre immediatamente a ripulire e bonificare il sito. Si chiama, no, diciamo, una notifica agli enti. Dal 2002 al 2017, adesso l'ultima colonnina non si vede bene perché si è scentrato un po' la presentazione, siamo passati a 1020 siti che sono potenzialmente inquinati. I picchi che ci sono tra un anno e l'altro è perché la normativa ha spinto un po' di più nella notifica. Sono potenzialmente inquinati perché la normativa ci consente di definire una soglia di concentrazione di potenziale contaminazione. Ecco, concentrazioni soglia di rischio invece sono le concentrazioni che effettivamente mi dicono che il sito è inquinato per davvero. Allora, nelle Marche, di questi 1000 siti, il 46% sono siti che sono stati bonificati, 474. Quindi si è aperto e si è chiuso l'iter e il problema è stato ufficialmente risolto. Ci sono siti 270 che ancora sono da verificare, cioè sono potenzialmente contaminati, ma non sappiamo se effettivamente fanno male alla salute, cioè sto cercando di banalizzare, cioè se con l'analisi di rischio, che si fa con dei modelli matematici ormai standardizzati, si capisce se occorre bonificare la falda, il terreno, a seconda della contaminazione che c'è. Ci sono ancora 281 siti che effettivamente sono inquinati per davvero e quindi sono in corso di bonifica. Sì, la freccetta in giù, sì. Ti ringrazio. Vado dall'altra parte, se no impallo sempre lo schermo, sei un regista. Di questi 81 siti che sono contaminati, abbiamo una grossa concentrazione all'interno del sito di interesse nazionale, che adesso è diventato regionale, il bacino del Basso Chienti. E quindi lungo l'asta del fiume che porta fino al mare abbiamo un'altissima concentrazione di siti e lì è proprio tutta l'area che è messa sotto pressione. Abbiamo l'altro sito che conoscerete perché è un po' più diciamo famoso, il sito di interesse nazionale di Falconara Marittima, dove dentro c'è l'Apino, e anche qui ci sono una quindicina di siti correlati, insomma, allo stabilimento. Per il resto, a parte queste due concentrazioni che sono proprio localizzate dal punto di vista geografico, abbiamo 86 siti che sono sparpagliati in giro per tutta la regione. Qui abbiamo la ripartizione: 23 nella nostra provincia, 31 ad Ancona, 11 a Macerata, 7 ad Ascoli, 7 cioè a Ferme, 13 ad Ascoli. Sì, ti ringrazio.
Questi dati li ho dovuti chiedere perché se ne occupa l'ARPA, ma la Regione non ha effettivamente grandi elaborazioni. Ancora che io sappia, ho chiesto, non esiste nessun rapporto che mette a sistema la storia dei siti contaminati nella Regione, quindi provvederò a richiederlo. Poi dall'opposizione non so se mi daranno insomma retta oppure no, però perché ci sono ancora molte lacune proprio nell'informazione base, quindi non riusciamo a quantificare esattamente il fenomeno. 90 siti non hanno notizie specifiche, cioè non sappiamo quale matrice ambientale o contaminazione sia presente. Di 65 siti si dice che siano praticamente bonificati, bisogna aspettare la fine dell'anno per averne conferma, perché i dati vengono processati soltanto di tanto in tanto. Abbiamo poi ad esempio punti vendita carburante, questa qui è la situazione all'interno del bacino del Basso Chienti e quindi in maniera geografica proprio sulla valle, poi c'è una cartina. A parte la carenza di queste delle notizie e sulla possibilità di aver già chiuso il procedimento su 65 siti, sono ancora aperti 13 punti vendita di carburante in cui la contaminazione interessa sia l'acqua che il terreno per solo idrocarburi, e altri siti che hanno contaminazioni di varia natura, ma soprattutto di organo alogenati, che è un po' il processo produttivo della zona che ha portato alla contaminazione naturale, ecco, solventi, sgrassanti, plastificanti, pesticidi. E lì c'era un comparto industriale abbastanza sviluppato e i problemi che dava su questa area qui, insomma, sono di questa natura qua. Il sito di interesse nazionale di Falconara ha quattro siti che sono contaminati solo per terreno, un sito che ha soltanto l'acqua che è contaminata, 10 invece che hanno il mix. La contaminazione va da idrocarburi, metalli, 4 e 3 e 8 sono mix, il mix è dato da idrocarburi, metalli pesanti, organologenati, IPA, che sono idrocarburi policiclici aromatici, solfati e azotati. Chiaramente quando io ho un sito contaminato, se è soltanto terreno e se è soltanto idrocarburo, parlo del benzinaio che gli si è sversato un po' di benzina o di diesel, è relativamente semplice bonificarlo. Quando invece vado a considerare l'acqua sotterranea, devi intervenire con delle barriere idrauliche, eccetera, e diventa un attimo più pericoloso, ma anche perché la contaminazione può migrare, ma anche più difficile da contaminare. Da bonificare. Quando io mi trovo il mix, cioè che sia l'acqua che il terreno sono sporchi, e sono sporchi da diversi elementi, vedo qui idrocarburi, metalli, diventa più complesso e più costoso e più lungo la bonifica, perché io devo agire su diverse matrici, su diversi contaminanti, e quindi applicare delle tecniche di bonifica che sono più complesse, che sono composite. Posso prima modificare un pezzo di terreno o di acqua per gli idrocarburi, ad esempio, e riesco a essere meno efficace sui metalli o sugli organi alogenati, eccetera. E quindi ho bisogno di allungare la catena, se andiamo avanti, della bonifica con le tecniche che posso utilizzare, e quindi il mio sito rimane potenzialmente pericoloso per più anni perché è più complesso. Oh, ecco qui il bacino del Basso Chienti, come è stato perimetrato, a cavallo del fiume delle due province, compresa l'area antistante a mare, e qui c'è la fascetta con lo stabilimento dell'API del sito nazionale. A livello marchigiano regionale è stata individuata un'area ad elevato rischio di crisi ambientale, Ancona, Falconara, Bassa Valle del Tesino, dove qui c'è la concomitanza e la presenza di diversi fattori di rischio. C'è un'alta industrializzazione, c'è un'altra pressione antropica come popolazione, c'è alcune industrie che sono a rischio con la normativa Seveso di incidente rilevante, insomma, e abbiamo quindi la frane, abbiamo alluvioni che possono provocare esondazioni, quindi ci sono un quacervo di situazioni che potenzialmente elevano il rischio di catastrofe. Adesso non voglio dire catastrofe, però diciamo è un'area attenzionata, perché i rischi sia naturali che antropici su una popolazione che l'abita densamente hanno evidenziato a livello regionale quest'area qui, che è particolarmente monitorata. Possiamo andare avanti. Che gli altri siti, gli 86 siti che sono sparpagliati per la provincia, quindi non nei due siti dove territorialmente sono molto concentrati, ecco qua, 70 hanno già il progetto di bonifica,
9 sono in messa in sicurezza, 6 sono nella fase di analisi di rischio e quindi passeranno poi in progettazione o in bonifica, 1 ancora non ha le informazioni. La tipologia di questi siti sparpagliati per la regione riporta una contaminazione da idrocarburi per 56, metalli pesanti 10, organo allogenati 8 e un mix di questi 12. Quindi abbiamo più della metà di questi che con soli idrocarburi potrebbero essere bonificati in maniera abbastanza veloce e meno complessa che degli altri. La tipologia, ecco, dei numeri 10 sono soltanto contaminati con il terreno, 5 soltanto contaminati con le acque sotterranee, 71 purtroppo hanno le due matrici contaminate, quindi dovrò agire sia sul terreno che sull'acqua sotterranea e quindi si aumenteranno i costi. I soldi previsti nel bilancio regionale sono circa 1 milione di euro all'anno, vengono dai proventi del conferimento dei rifiuti in discarica, che sono circa, mi sembra vada a memoria, 3 milioni all'anno, e quindi abbiamo un budget probabilmente che difficilmente può essere ampliato, ma la mia speranza e quello che chiederò insomma è di dedicarci più denaro, ma soprattutto di stringere l'iter della bonifica e quindi di accelerare la bonifica in modo da risolvere il prima possibile questi siti, soprattutto dove questo abbiamo già i progetti pronti e dove soltanto abbiamo un monocomponente che ha contaminato il sito e quindi chiudiamo queste passività ambientali. Gli idrocarburi sappiamo che sono cancerogeni, i metalli pesanti danno problemi nervosi, malattie immunitarie, anche tumori, i policiclici aromatici come idrocarburi sono anch'essi cancerogeni, gli organi allogenati sono cancerogeni e tossici. Se andiamo avanti, così ecco, chiudiamo, con tutto questo io cosa vi ho voluto dire? Sono contento che siate qui, stiamo trattando cose un po' specialistiche di nicchia, però sulle quali noi dobbiamo essere molto sensibili, per cui se vi ho creato l'attenzione con cui mi avete seguito e vi ho suscitato un certo grado di interesse, avrete il desiderio di fare qualcosa. Allora, quando ritorniamo a casa, all'interno dei nostri comuni, diciamo, tentiamo di sorvegliare i nostri siti, di sorvegliare cosa fa la fabbrichetta o l'agricoltore a fianco, in modo di dire rispettiamo l'ambiente, perché quando ho contaminato qualcosa passano 5, 6, 10, 20 anni prima di riuscire a ritornare nella posizione originale. Quindi la prevenzione è prima di tutto un aspetto culturale, noi siamo qui questa sera anche per questo. Grazie. Adesso ci sarà l'intervento della dottoressa Renata Alleva, che la faccio breve perché ha un curriculum molto pieno e molto ampio. Comunque è laureata in scienze biologiche con una tesi sull'obesità infantile. Nel 1995 consegue il dottorato di ricerca in biochimica presso l'Università di Bologna. Durante il dottorato di ricerca ha trascorso vari periodi in giro per il mondo, tra Granada in Spagna, Sydney in Australia, Scozia e Amburgo, e consegue un master di secondo livello in nutrizione clinica presso l'Università di Siena. Nel 2009 consegue anche la specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università di Siena. Attualmente ricercatrice al DBNEM, Università di Bologna, ed esercita la libera professione di nutrizionista a Bologna. È presidente provinciale ISDE. No, nelle Marche anche. Non solo a Bologna. Ah, anche nelle Marche. Qualcosa di marchigiano mi è rimasto. Mi mancava. È presidente provinciale ISDE, sezione di Ascoli Piceno, e membro del comitato scientifico di ISDE, cioè i medici per l'ambiente. È autrice di circa 50 lavori internazionali, capitoli di libri in argomenti che riguardano alimentazione, nutrigenomica, stress ossidativo e tumori, relatrice in convegni nazionali e internazionali e corsi ECM per medici. Collabora con varie testate giornalistiche. È impegnata da anni nella promozione della salute attraverso i corretti stili alimentari, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, ed ha partecipato come relatore a cicli di incontri presso scuole di ogni ordine e grado. Prego la parola alla dottoressa.
Grazie, grazie per l'invito, grazie al pubblico intervenuto. Il tema è piuttosto complesso, metto già l'acceleratore perché non ricordavo esattamente il tempo dedicato e quindi mi aveva preso l'entusiasmo, c'è un sacco di slide, no vabbè, tabelle che uno vuole far vedere e poi ci scorre su. Il tema è molto complicato perché unisce un po' quello che è il tema attuale, cioè quello che con l'alimentazione e il corretto stile di vita noi potremmo prevenire gran parte delle patologie che vengono definite non communicable disease, cioè le patologie tipiche dell'età adulta e ma anche purtroppo infantile, e dall'altra parte però sappiamo che gran parte delle patologie, come è stato già citato dal professor Cocchioni, sono di derivazione ambientale e sicuramente diciamo potremmo evitare una buona percentuale di morti l'anno con una migliore gestione dell'ambiente. Questo è il tema un po' di quella che è la mia diciamo il mio intervento, cioè quello di capire il perché la salute poi in realtà, questo in termine tecnico si chiama diagramma di Venn, che vuol dire che in realtà non c'è solo un fattore che pesa sulla salute, ma è l'intersezione di tutti questi fattori che pesa in maniera diversa, ma tutti insieme hanno un ruolo. Chiaramente la predisposizione personale ha una sua importanza, ma è stata rivista molto questa importanza, e cioè l'epigenetica oggi delle patologie è diventata più importante come spiegazione rispetto alla genetica, alla quale in realtà è rimasta una percentuale molto bassa. Se pensiamo ai tumori, i tumori genetici sono veramente minori rispetto alla gran parte di tumori che sono prevalentemente epigenetici. E, diciamo, questo è molto veloce per far vedere che di fatto si collega molto bene a quello che Fabrizio ha detto precedentemente, ossia abbiamo dei siti inquinati e ahimè l'inquinamento è causa di morte, e si vede come in effetti laddove ci sono impianti siderurgici, inceneritori, discariche, abbiamo parlato dell'amianto, ovviamente questo influenza la mortalità ed è un dato di fatto. Gli effetti dell'inquinamento, queste le avevo portate di recente alla Marche Salute dove avevo partecipato, in realtà colpiscono i più piccoli, questo è quello che ci preoccupa molto, il fatto che è la popolazione infantile che sta subendo un attacco proprio da problematiche ambientali che abbiamo creato noi adulti. Io faccio molti corsi con i pediatri che hanno istituito una sezione ambiente e salute, pediatri sentinella, perché si vedono cambiare tantissimo le patologie di incidenza in età pediatrica. Una volta avevano altre patologie, oggi cominciano a vedere patologie più importanti che sicuramente hanno una importanza a livello ambientale. E vedete che a livello di patologie oncologiche si abbassa molto il discorso dell'età media. Ora io sfaterei un mito, perché sento sempre questo discorso che noi siamo nelle Marche, bellissima regione sicuramente, regione in cui si vive di più, però vi vorrei far vedere che si vive di più perché c'è un overlapping, c'è una popolazione che va, grazie al cielo, verso i 90, e nella concentrazione nell'area di Pesaro credo che ci siano di più i più longevi, però c'è anche una buona parte di popolazione, come vi dicevo, e di incidenza che sta crescendo di patologie tumorali pediatriche e anche di morti infantili. Stiamo avendo questo doppio aspetto. Perché? Perché la popolazione da un certo punto in poi è stata esposta a inquinanti ambientali, e quando viene esposta... Ops, si è fermato? Perché non vai? Aspetta, devo andare avanti, provo qua. Sì? Ecco, se mai mi dici di andare avanti... No, ci sono... Ma si è bloccato? Ecco, no, forse no. Adesso. Ok. Questo era per farvi vedere, visto che si ricollega, in questa review che è stata fatta di recente su Pediatrics, perché i bambini sono il nostro futuro, quali possono essere, per esempio, guardate qua, tutte le sostanze, si vede molto poco, ma sono tante, di derivazione diciamo industriale, di derivazione agricola, organofosfati, quindi pesticidi, solventi, c'è di tutto, toluene e cromo, questo in qualche modo evidenziato perché queste sostanze sono presenti anche nei fanghi di smaltimento che sono dedicati all'agricoltura, quindi entrano comunque nella catena alimentare.
Per introdurvi, il discorso dell'epigenoma e dell'epigenetica e perché, diciamo, è così importante l'ambiente, in questa slide vi faccio un po' vedere quello che una volta si diceva, e vabbè, ma era ereditarietà. Oggi, quando si pensa che c'è una famiglia che ha un'incidenza, diciamo, abbastanza costante a partire dai nonni di tumore, uno dice, vabbè, è ereditario. In realtà non è ereditario, è che l'incidenza ora delle patologie, per esempio tumorali, è talmente elevata che comunque, diciamo, quella è un'espressione dell'epigenetica. E l'epigenoma altro non è una parte del nostro genoma che è modificabile, un po' come una plastilina. Immaginate di avere un computer, avete l'hardware, no? Che è fisso lì, e il software è quello che invece voi cambiate. Allora, l'epigenoma è la parte modificabile. E da chi è modificabile? Modificabile da tutta una serie di fattori. Per cui l'epigenoma si va a sommare a quella che può essere una suscettibilità genetica. E poi si hanno dei fattori che possono essere di bioaccumulo quando siamo esposti a tanti agenti tutti insieme, si hanno delle modifiche epigenetiche. Guardate che l'epigenetica è nient'altro che quello che avviene normalmente nel nostro corpo, cioè le cellule si moltiplicano, esprimono dei geni, ne esprimono degli altri, grazie a tutte modifiche che sono epigenetiche. Quindi normalmente noi funzioniamo così. Solo che ci sono anche agenti esterni e agenti che sono contenuti negli alimenti che sono in grado di andare ad agire direttamente sul DNA, modificando l'epigenoma. E ci sono situazioni di particolare vulnerabilità, vorrei scivolare su questo, ci sono delle condizioni di particolare vulnerabilità che sono la condizione in utero. Qui ve lo spiega molto bene. Che cos'è l'epigenetica? Ve l'ho già detto un po' velocemente. In sostanza, la modifica di questa parte, la cosa che non vi ho detto, è che sono modifiche che sono ereditabili, ma sono anche modifiche che non sono, sono reversibili. Quindi se noi abbiamo una modifica epigenetica si può reversibilizzare. Se abbiamo un danno importante, probabilmente diventa difficile, ma in qualche modo si può reversibilizzare. Oh, perde il segnale. Qualcuno mi manda avanti? Sì. Grazie. La cosa importante da capire è che in realtà il problema dell'epigenetica oggi è complesso, perché noi abbiamo multiple esposizioni e l'esposizione inizia in età fetale. È questo il momento più diciamo delicato, ed è quello che viene oggi studiato. Perché? Perché abbiamo scoperto che noi abbiamo tutta una serie di patologie che sviluppiamo da adulti che in realtà hanno un'origine fetale, e quando si ha in questa fascia di esposizione si ha poi un accumulo con quella che viene definita un'internal dose, perché se siamo esposti continuamente noi accumuliamo, e poi in adolescenza e in età adulta sviluppiamo patologie che possono essere connesse a quelle che sono le esposizioni ambientali. Cosa gioca sull'epigenetica e sulle esposizioni? L'esterno, quindi chi vive in aree particolarmente inquinate, come abbiamo detto, magari un SIN, oppure un'area particolarmente coltivata in modo intensivo con pesticidi, e gioca molto quello che è anche il nostro pattern di ormoni. Ad esempio, una donna o noi donne abbiamo, abbiamo una sensibilità di genere rispetto a determinati inquinanti. Per esempio, gli organofosfati e gli organoclorurati che vengono utilizzati in agricoltura sono piuttosto specifici per alcuni apparati e organi femminili. Tutto questo va ad agire sul DNA, modificazioni dell'epigenoma, si parla di sregolazione, perché praticamente quello che era stato programmato in qualche modo viene interrotto. Quando questa disregolazione avviene in utero, il problema è piuttosto importante, perché è lì che abbiamo, come vi dicevo, i problemi. Chi agisce sul DNA? Gli alimenti hanno dei componenti, ad esempio i polifenoli, quello che sentite, gli antiossidanti, le stesse vitamine C, gli stessi componenti che possono essere contenuti nell'olio extravergine d'oliva, hanno un effetto specifico sul DNA, cioè vanno a modulare proprio delle attività enzimatiche. Perché l'olio extravergine d'oliva abbassa il colesterolo? Perché va a modulare l'attività di un gene che facilita l'efflusso di colesterolo, ma su quella stessa attività vanno ad agire, su quelle stesse, diciamo, geni, vanno ad agire anche i contaminanti che ci possiamo portare con gli alimenti. Quindi capite com'è un po' complessa la questione.
I contaminanti della dieta sono diversi, sono tanti, è stato già citato l'arsenico, che è stato tra l'altro definito come cancerogeno, tra l'altro, primo tra tutti, e anche oltre ad essere un importante neurotossico, il cadmio, il metilmercurio, pesticidi, diossine, li troviamo nell'ambiente e abbiamo multiple vie di esposizione, perché se pensate che le diossine, per esempio, sono quelle che noi teoricamente pensiamo maggiormente di respirare, in realtà il 90% della nostra esposizione alle diossine avviene attraverso la catena alimentare, perché sono, diciamo, si vanno a localizzare nelle componenti grasse degli alimenti, quindi di fatto la nostra esposizione diventa importante con l'alimentazione. Questa è la finestra di suscettibilità che vi dicevo, è dell'epigenoma, cioè durante lo sviluppo avvengono queste metilazioni e demetilazioni, ed è per questo che è importante stare attenti a non essere esposti e non esporre il feto e se stessi a contaminanti, perché è in questa fase che l'organismo può venire completamente riprogrammato. Questo per esempio è una delle ipotesi anche per tutto il problemi dei disturbi dello spettro autistico e patologie dello sviluppo cognitivo. Da poco c'è stata una trasmissione piuttosto interessante di Presa Diretta, c'era anche un'intervista a qualcuno di ISDE, in cui si è visto che stiamo perdendo il quoziente intellettivo proprio a causa di questi inquinanti. Come ci accorgiamo in maniera pratica che per esempio c'è un effetto epigenetico? Per esempio, parlavamo di alimenti, parlavamo di contaminanti, vedete una dieta che contiene colina, acido folico, vitamina B12, due madri che sono state trattate con diverse diete, una normale per i topi e questa che è stata supplementata. Sono geneticamente identici i topi, perché sono due gemelli, però vedete l'aspetto è completamente diverso. E ancora, se per esempio trattiamo due mamme, esperimento, con il bisfenolo che è contenuto nelle plastiche, con diete diverse, normale per topi, supplementata con acido folico, abbiamo un aspetto diverso, cioè c'è un effetto protettivo dell'acido folico. Non è caso, un esempio di epigenetica è la supplementazione di acido folico durante la gravidanza, perché l'acido folico protegge il feto, il nascituro, da una patologia importante che è quella della schiena bifida, il problema piuttosto importante. Quali sono altri contaminanti che hanno effetti, per esempio, epigenetici? Tutti i contaminanti che possono derivare da incenerimento. E per esempio l'effetto obesogeno e diabetogeno è anche un effetto mediato da fattori epigenetici. Vanno ad interagire epigeneticamente e quindi possono facilitare o anche causare obesità e disturbi del metabolismo. Questa è un po' troppo complicata, vado via. E questi sono, anche qui si vede molto poco, ma era solo per farvi vedere in questa recentissima review del 2018, in cui si è visto come tutti, e vedete qui parliamo di particolato, si parlava di inquinamento atmosferico, ci sono tutti diciamo, gli enzimi con cui vanno ad interagire per effetto epigenetico. Quindi abbiamo tutta una serie di sostanze, ritroviamo il piombo, i metalli pesanti, il cadmio. Qui troviamo pesticidi, i vari bisfenolo, plastiche. Ok, e questo è un effetto attraverso il quale epigeneticamente è stato dimostrato che respirare tutte queste belle sostanze qui in realtà crea una sregolazione di quelle che sono le nostre attività enzimatiche. Quindi, fondamentalmente l'ambiente è particolarmente importante. Altro aspetto importante, e in 5 minuti lo dico, è come questi contaminanti, anche 10? Sì. Vabbè, allora mi allargo. Come questi contaminanti ambientali in realtà agiscono anche sul nostro microbiota. Chi di voi segue un po' i vari siti o i nutrizionisti folli che continuamente vi bersagliano di notizie come me, andando nel sito e andando anche nella pagina Facebook, saprà che il microbiota, o quantomeno quella che veniva chiamata la flora batterica intestinale, ha riscosso particolare interesse e studio recentemente proprio perché
all'alterazione del microbiota sono state associate una serie di patologie. Ritorno anche al famoso autismo e patologie neurodegenerative, ossia quello che si chiama uno stato di alterazione, soprattutto da queste due specie che sono le più rappresentative, Bacteroides e Firmicutes, sono state, vedete, associate a patologie atopiche, ad obesità, ad autismo, ma anche a patologie cardiovascolari. Che significa? Che un intestino che è mal colonizzato per effetto di una cattiva dieta, di un cattivo stile di vita, ma anche dei contaminanti che ci finiscono, in realtà gioca un ruolo importante. Perché? Perché il principale antinfiammatorio che l'intestino produce, che è l'acido butirrico, in realtà epigeneticamente va extra intestino a regolare tutta una serie di funzioni metaboliche, prima tra tutti l'immunità. Ci ammaliamo per un intestino disbiotico e guarda caso le relazioni sono epigenetiche e guarda caso sull'intestino vanno ad agire anche i contaminanti. Quanto è importante la situazione prenatale e fetale? Importantissima, perché la mamma trasferisce contaminanti attraverso la placenta direttamente al nascituro e il primo microbiota inizia in questa fase qui. C'è passaggio, prima si pensava che il neonato nascesse sterile, in realtà c'è passaggio anche di materiale fecale, per cui inizia un inizio di microbiota. E un microbiota che ha già dei problemi, chiaramente sarà un microbiota che ci darà tutta una serie di risposte in termini di salute che non sono positive. Ok, vado, scorro su questo. E perché il microbiota poi si altera? Perché vedete, sono stati dimostrati per lo più in modelli in vivo, ma su topo, come metalli pesanti, organofosfati, clorpirifos, chi più ne ha, PCB, chi più ne ha più ne metta, sono in grado di alterare quella che è la flora batterica intestinale. Quindi queste sostanze non solo le respiriamo, le varie vie di esposizione, ma vengono metabolizzate dall'intestino dove creano dei problemi. E questa è una slide per farvi vedere come si possono sommare quello il discorso dell'esposoma, sia fattori che sono contenuti negli alimenti, che sono additivi o dolcificanti artificiali, a contaminanti ambientali, e qui per esempio per effetto epigenetico si crea un'insulino resistenza e tutta la via del diabete. Oh, noi siamo sicuri dal punto di vista alimentare, abbiamo visto che dal punto di vista ambientale insomma siamo messi così così, purtroppo non siamo messi benissimo anche dal punto di vista alimentare, perché oggi ragioniamo in termini di sicurezza, voi stoppatemi quando vi devo stoppare, in termini di sicurezza c'è l'EFSA che ci fa questo spaccato della quantità di pesticidi che sono contenuti negli alimenti e ci dice che il 53% sono privi e il 49% entro limiti di legge. Noi oggi ragioniamo sui limiti di legge. Il problema è che quando parliamo di epigenetica, quando parliamo di interferenza endocrina, perché molte di queste sostanze sono interferenti endocrini, ossia sono in grado di agire a piccole quantità, come esposizione cronica, in realtà questi limiti di legge ci dicono molto poco, e soprattutto noi abbiamo una multiesposizione perché abbiamo livelli entro i limiti di legge, ma tante sostanze tutte insieme in un singolo alimento. È stato proprio recentemente, l'avevo messo sulla mia pagina professionale di Facebook, avevo condiviso lo stop ai pesticidi che ha fatto Legambiente, e si conferma che il multiresiduo è qualcosa di che si ripete diciamo nel tempo. E gli effetti epigenetici e genetici, per esempio, dei pesticidi portano tutti e due allo sviluppo della patologia tumorale. Non a caso è una patologia, diciamo, che aumenta il rischio di tumori, e gli agricoltori sono tra quelli che possono essere più colpiti. E queste sono invece tutte le implicazioni dell'esposizione a pesticidi, con difetti alla nascita, diabete, obesità, patologie neurodegenerative. Parkinson è una patologia da lavoro riconosciuta in Francia per gli agricoltori. Anche in questo caso abbiamo due effetti: sul mitocondrio, disfunzione del mitocondrio, ma anche per effetti epigenetici. Corro perché vi faccio vedere molto velocemente uno studio che è stato fatto da me e collaboratori sulla Val di Non, per farvi vedere che importanza ha il ruolo dell'alimentazione e dei suoi contaminanti. Questa è una popolazione che è stata esposta. Opa. Qualcuno mi dà una freccetta? Ok, è stata
è esposta per motivi residenziali a questa sostanza che si chiama clorpirifos, che è molto utilizzata in agricoltura. Vedete, prima e post esposizione, come aumentano le concentrazioni di questo clorpirifos nelle urine. Noi abbiamo monitorato questa popolazione, grazie per andare avanti, perché non mi va, ok, e abbiamo visto che durante i trattamenti questa sostanza aumenta tantissimo nelle urine delle persone esposte per, a livello ambientale. Tanto più sono vicine ai veleti, le case, e guardate che la distanza è da 20 a 100 metri, quindi sono tutte vicinissime, tanto maggiore è questa concentrazione nelle urine. Noi siamo andati a studiare come viene alterato il DNA e la quantità di addotti al DNA e di danni al DNA durante i trattamenti. Vedete come aumenta tantissimo durante i trattamenti i due tipi di danno. Velocemente vi volevo far vedere che questa popolazione l'abbiamo poi supplementata con del miele, miele molto ricco di polifenoli. Il danno veniva ridotto quando venivano dati polifenoli. Questo in soldoni per farvi capire come spesso l'interazione ambiente, stile di vita, alimentazione, quantità di polifenoli contenuti, perché sono degli ottimi modulatori, possono giocare un equilibrio piuttosto critico. Vi faccio vedere solo questo esempio, questi sono tutte altre. Pa. Era mille fiori il miele. No, il miele è molto ricco di polifenoli, in questo caso i due studi sono stati pubblicati, quindi si trovano. Era un miele di melata, molto ricco di polifenoli, vabbè, l'avevamo anche quantizzati i polifenoli. Sono i mieli scuri quelli che contengono più polifenoli, poi sono le apigenine e il cloranfenicolo che agisce moltissimo. Perché il ruolo della nutrizione è importante? Perché appunto ci sono evidenze, studi, in cui anche quando abbiamo un insulto a livello ambientale, la supplementazione o in alcuni casi solo l'alimentazione può essere utile nella detossificazione. E questi sono i meccanismi con cui effettivamente tanti componenti che noi mangiamo, quindi quello che noi mangiamo va a agire sul nostro DNA, e quindi è importante quanti contaminanti ci portiamo dietro. Questo ve lo faccio vedere come ultima slide sul discorso dell'agricoltura biologica. Si parlava il futuro di bonificare, a me piacerebbe anche prevenire, quindi sarebbe molto interessante che si prevenisse anche in termini di rifiuti, il discorso della gestione, degli incenerimenti, tutta una serie di, diciamo, secondo me, immissione di inquinanti che sono molto importanti. E un tema molto importante è anche l'agricoltura, come vengono prodotti gli alimenti. E questo studio francese ha associato una minore incidenza di patologie tumorali in persone che mangiano frequentemente alimenti biologici. In particolare l'associazione più importante, la riduzione importante del 40% di tumori è stato associato al tumore mammario in postmenopausa e linfomi di Hodgkin, che sono dei linfomi tipicamente da esposizione. Quindi questo è lo studio con la meta-analisi e via dicendo, questi sono i dati, e questo è, direi, un dato piuttosto importante. Perché? Perché appunto ciò che è contenuto negli alimenti, vedete, è in grado proprio di chemioprevenire con la dieta, perché agisce sull'infiammazione e quindi agisce anche sul discorso dell'eucromatina e del nostro epigenoma. Questo è quanto, è già ripetuto, a posto. Protegge il tuo bambino prima che nasca, questa è una cosa che abbiamo fatto come ISDE, in realtà sono tutte indicazioni post, nel senso che cercate di mangiare bene, cercate di non stare, non respirare in zone inquinate, le donne in gravidanza dovrebbero essere avvertite di tutte queste cosine, anche del discorso del radon, dell'amianto, non soltanto. Credo che i decisori politici invece dovrebbero fare qualcosa per fare una vera prevenzione primaria, cioè non parliamo di prevenire i tumori facendo gli screening in ospedale, ma prevenirli sul campo. Grazie, scusate. Siamo arrivati all'ultimo intervento, poi se c'è un po' di tempo in più faremo qualche domanda, magari vi ha incuriosito qualcosa, credo proprio di sì, io ne ho 10.000 di domande. E adesso c'è l'intervento di Antimo Zazzaroni, fondatore insieme alla moglie, psicologa e direttore organizzativo dell'Istituto di Medicina Naturale di Urbino, istituto di formazione a gestione privata fondato nel 1983.
L'Istituto è in primis un progetto culturale per la formazione alle medicine non convenzionali e per l'educazione su tematiche riguardanti la salute, la prevenzione primaria e l'importanza di un corretto stile di vita. Da anni si occupa di promuovere tematiche rivolte al benessere psicofisico secondo un approccio integrato e olistico. La prevenzione primaria e la visione olistica della salute. Buonasera a tutti, ringrazio Fabri che mi ha invitato e spero di dare dei messaggi importanti che possono essere quelli sul discorso della prevenzione. Per quanto riguarda la visione olistica e che cos'è la salute, noi pensiamo sempre alla salute come mancanza di malattia, in realtà non è proprio così. Non va avanti questo. Andiamo avanti a mano. Ok. Quindi qui abbiamo la dottor Seppilli che nel 1966 affermava che cos'era la salute secondo il suo punto di vista, ma sono passati diversi anni, poi vediamo quella che è invece la visione attuale, più o meno. Quindi la salute non è una condizione statica di equilibrio perfetto, al contrario essa consiste in uno sforzo continuo di adattamento alle mutevoli condizioni ambientali. La salute è una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell'individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. Avanti. Aspetta, funziona. Se non ci facciamo i dispetti... Pensavo che non funzionasse, allora funziona. Mentre ecco, la direttore del Global Health Center di Ginevra, che è appunto Ilona Kipusch, afferma: la salute non è un fenomeno statico e di esclusivo dominio dei servizi sanitari, ma è anche un processo dinamico e multidimensionale, individuale e sociale, comprendente una serie di fluttuazioni, di autotrasformazioni, di autotrascendenza, che comporta crisi e transizioni. Ciò rende spesso anche impossibile tracciare delle linee ben nette tra la salute e la malattia. E quindi la salute e la malattia non sono dei punti opposti di un continuum, ma sono la misura della capacità di un soggetto o di un gruppo di realizzare le proprie aspirazioni, i propri bisogni, di mutare o ad adattarsi all'ambiente. La salute quindi è qualcosa di più dei suoi componenti, perché è tenuta insieme anche da assunzioni spirituali ed emozionali di benessere, dalla percezione di se stessi e del rapporto con gli altri. Quindi vedete, è una cosa molto complessa che spesso e volentieri noi non ne teniamo conto. Anche questa è un'affermazione importante: la vita fa ciò che può. Salute e malattia non sono altro che due forme dello sforzo del vivere che è la vita stessa. Qui è venuto male perché trasformandolo in PDF, comunque insomma si capisce che la salute è un equilibrio precario e questo equilibrio precario dipende da tantissime cose che poi le abbiamo viste anche prima attraverso i relatori che sono venuti prima di me. Il principale attore della salute è quindi diventa un evento dinamico, qualcosa da costruire e ricostruire continuamente attraverso l'intervento e la responsabilità del soggetto che diventa il principale attore di questo evento personale, cioè la propria vita. Questa è una sintesi, diciamo un po' il cosiddetto triangolo della salute, dove sia l'aspetto biochimico che l'aspetto psichico-emozionale che l'aspetto strutturale praticamente sono sempre in continuo relazione. E tant'è che quando, ecco, per esempio, se prendiamo un triangolo che sia in qualche modo fatto di un elastico, nel momento in cui tiriamo un lato, gli altri due ne risentono. Quindi in qualsiasi momento noi ci ritroviamo praticamente che se si agisce su uno dei tre lati, anche gli altri ne vanno a risentire. Ecco, questo è un altro schema che permette di capire più approfonditamente quella che è la funzione e la visione olistica della salute.
quindi le funzioni biochimiche con tutto l'elenco che ci abbiamo anche visto, quindi alimentazione, le intolleranze, intossicazioni, metabolismo, eccetera, eccetera. Poi l'aspetto emozionale, dove le componenti anche qui sono tantissime, per cui ecco, va a creare, però tutto questo insieme anche all'aspetto strutturale vanno a creare questa visione, diciamo, di dove tutte queste tre funzioni hanno, sono in relazione tra loro. Questo è il concetto che tutti noi conosciamo, questa tendenza, diciamo, dell'organismo a ritrovare il suo equilibrio attraverso quella che Ippocrate definiva la vis meditatrix naturae, e quindi ecco, anche qui però bisogna stare attenti a non esagerare, altrimenti il nostro equilibrio non viene ritrovato facilmente. La visione che c'era perlomeno fino anche qualche decina d'anni fa, anche dalla medicina ufficiale, era un approccio di tipo biotipologico, che nelle medicine naturali, nelle medicine, diciamo, che vedono la persona dal punto di vista costituzionale, sono ancora vigenti, cioè, diciamo, vengono utilizzate, perché riuscire ad individuare quelle che possono essere le tendenze attraverso un'analisi costituzionale diventa importante, perché poter capire con chi sia davanti per poterlo aiutare ovviamente è fondamentale, proprio per cercare di prevenire un po' la tendenza, quindi predisposizione alle malattie o eventualmente quello che possono essere le cause scatenanti più facilmente in certi casi. Quindi la salute, non ci può essere crescita personale interiore se non ci sono stimoli, come non ci può essere salute se non si superano certi squilibri psicofisici ed emozionali. Quindi la salute passa attraverso stimoli esterni, ambientali, interpersonali, che fortificano il nostro sistema immunitario e sollecitano la nostra crescita fisica e personale. A volte c'è la tendenza a reprimere troppo, quindi a medicalizzare troppo, e quindi bisogna stare molto attenti anche in questo, di non esagerare. Le tipologie di malattie che si considerano spesso maggiori sono l'aspetto acuto, dove l'intervento è quasi indispensabile proprio per cercare di capire che non sia una cosa abbastanza pesante, mentre l'aspetto cronico degenerativo, il più delle volte dalla medicina ufficiale, viene trattato come, diciamo, delle situazioni un po' acute quando si presenta il problema, mentre sarebbe importante e auspicabile intervenire anche durante il periodo di remissione dei sintomi, per cercare di prevenire le fasi acute con cambi di stili di vita, con terapie naturali o non invasive, per rinforzare il sistema immunitario. La medicalizzazione della salute. Praticamente dal 2000 ad oggi il consumo di farmaci è aumentato del 60-70%, in particolare l'uso di psicofarmaci. Tutto questo sicuramente dovuto un po' agli stili di vita, all'inquinamento e allo stress che ovviamente siamo sottoposti. Però c'è anche da dire che manca la informazione per promuovere una cultura salutistica e della prevenzione, e spesso e volentieri si tende a fare diagnosi precoce, mentre fare prevenzione significa anche proprio lavorare in un altro modo, che è quello che dicevo prima, cioè lavorare anche in situazioni in cui non siamo in situazione acuta della malattia. Ecco, questo penso che siano statistiche che non conosciamo, cioè oggi 85 anni per le donne e 80,6 anni per gli uomini è l'aspettativa di vita media alla nascita, anche se negli ultimi tempi abbiamo visto che la tendenza sta cercando di diminuire, insomma. Mentre è in diminuzione la speranza di vita sana, cioè il numero di anni che una persona può aspettarsi di vivere prima di diventare malato, cronico o disabile. E risulta che in Italia il 59,2 anni per gli uomini e 57,3 anni per le donne, quindi che sono dati inferiori alla media europea. Io ho trovato questi diagrammi in cui ci sono le aspettative di vita alla nascita dall'86 al 2007, si vede che è in tendenza di aumento, non ho trovato altro, quindi, però comunque, come dicevo prima, ora negli ultimi tempi sembra che ci sia proprio questa diminuzione.
mentre le aspettative di vita sana alla nascita addirittura vediamo che dal 2003 in poi è, diciamo, è in caduta libera. Scusi, potrebbe tornare un attimo indietro in una slide, perché non ho capito, c'è una cosa che mi sembra in contraddizione, cioè l'età media di sopravvivenza per le donne è più lunga, 85 anni mi sembra, poi però di questa? Vita sana, esatto, 59 per gli uomini. Sì, e qua giù invece è diverso. È stranissima questa cosa. Beh, probabilmente ne saranno più stressate le donne degli uomini. Sì, interessante. Le condizioni anche di situazioni di depressione aumenta nelle donne, eccetera. Quindi probabilmente diventerà quello. Grazie. Prego. Le diminuite aspettative di vita in salute probabilmente dipendono da tutta una serie di cose che comunque già in parte abbiamo detto stasera, quindi oltretutto c'è anche nelle nuove generazioni, c'è proprio un calo di reattività e di difesa delle nuove generazioni, per cui si ammalano più facilmente, addirittura mentre prima anche certe malattie avvenivano all'età molto più avanzata, adesso cominciano molto prima. Poi sono minori conseguenze della selezione della specie, una volta diciamo esisteva la selezione della specie molto, molto prima, cioè i bambini morivano anche prematuramente. I peggiorati gli stili di vita, aumenta il livello di sedentarietà, quindi aumento dell'inquinamento, sia alimentare che ambientale, aumentare lo stress della vita quotidiana, aumentate le malattie del benessere, quindi aumentata la medicalizzazione, anche quindi le malattie iatrogene. Mentre per quanto riguarda le previsioni per le malattie cronico-degenerative, in Italia le malattie sono cronico-degenerative affliggono 25 milioni di persone, circa il 40% della popolazione, con oltre il 70% della spesa sanitaria. Il numero dei soggetti affetti da diabete salirà a 7 milioni entro 15-20 anni, circa il 12% della popolazione. Le previsioni su prevalenza e incidenza di tumori si avvicineranno al 50% della popolazione nei prossimi decenni, purtroppo anche tumori nei bambini. Nonostante i buoni risultati della ricerca scientifica appare imprescindibile all'attività di informazione e di educazione alla salute e da parte delle strutture sanitarie e dei media, nell'ambito della prevenzione primaria, stili di vita e miglioramento dell'ambiente. Un convegno che si è svolto il 7 maggio del 2016 si è affermato che minimo il 30% dei casi di cancro sarebbe ampiamente favorito da un'alimentazione squilibrata ed inquinata. Secondo i dati dell'OMS, in Europa l'86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in buona salute sono provocati dalle seguenti patologie croniche, quindi malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute mentale, disturbi muscoloscheletrici. E quelle che invece portano a morte, diciamo i tre quarti della mortalità, sono appunto sempre più o meno gli stessi, cardiovascolari, cancro, disturbi mentali, che tra l'altro costituiscono diciamo più della metà del carico di malattie, cioè secondo l'indice degli anni vissuti in condizioni di disabilità. Per il miglioramento della qualità della vita occorrerebbe investire nel prenatale, come diceva anche la dottoressa, nel neonatale, nell'età evolutiva e nella terza età, per un miglioramento della salute della popolazione. E prima mi veniva in mente che sarebbe interessante anche proprio, cioè lo stile di vita prima di diventare genitori sarebbe estremamente importante, perché negli ultimi anni si è riuscito a dimostrare addirittura che la qualità del seme maschile può cambiare nell'arco di 6 mesi. E quindi questo spesso è anche, diciamo, la causa dell'infertilità, magari una coppia su 5 che sembra che abbiano grossi problemi di fertilità. Migliorando lo stile di vita, anziché fare diciamo bombardamento di ormoni, già si risolve una buona parte dei casi. Questo proprio perché il gamete maschile ha questa possibilità di rigenerarsi in tempi piuttosto relativamente brevi. Quindi, le ricerche significative dimostrano che le alterazioni epigenomiche per lo stile di vita dei genitori, alcuni vanno soggetti incontro già del periodo prenatale, prenatale e neonatale della prima infanzia, condizionano e predispongono l'età adulta
a diverse patologie degenerative, psichiatriche, neurodegenerative di precoce invecchiamento. E questo in parte è stato detto. Le malattie della società moderna le conosciamo tutti. Ecco, questo era abbastanza... E anche questo non credo che possa dire qualcosa, visto che oggi purtroppo per strada ne vediamo tanti. Poi oltretutto parte l'inquinamento elettromagnetico, ma si crea un rapporto di dipendenza psicologica. A un convegno, la professoressa Lucangeli, noi stiamo preparando il 5° convegno nazionale di epigenetica, dove abbiamo anche il professor Burgio che è stato con noi per tutti gli anni, e quindi faremo il 5-6 di ottobre a Urbino. E appunto la professoressa Lucangeli ha portato un esempio, un piccolo video, diciamo, di un bambino di 6 mesi con un smartphone che ci giocava con grande piacere. Una volta che la mamma gliel'ha tolto, non riusciva più a fermarlo. Solo l'unico modo per farlo star buono era ridarglielo. Mi sarei ciuccio. Ecco, ognuno deve investire in salute. Quello che riusciamo a fare, perlomeno prendere coscienza, renderci conto personalmente di come noi potremmo risolvere questa faccenda, che quando si tratta di inquinamento non è sempre facile riuscire a venirne fuori. Però prendere coscienza, quindi rimanere in salute, è oltretutto un diritto, non è soltanto un diritto ma è anche un dovere. Mi viene in mente la situazione di un signore di alcuni anni fa che l'avevo visto di fronte a un ufficio della ASL e che bandendo, diciamo, no, la lettera sanitaria diceva: io con questa ho diritto alla salute. E dico, beh, se bastasse solo quello sarebbe già abbastanza facile. In realtà, ecco, io attraverso anche questi, diciamo, messaggi volevo dare dei messaggi un po' diversi. Rimanere in salute, oltre ad un diritto, è anche un dovere, dalla consapevolezza di partecipare ad un bene comune per se stessi, per la famiglia e per l'intera società. È necessario informarsi più tempo, basilare ed indispensabile per poter adottare un corretto stile di vita salutistico e svolgere una prevenzione primaria per la salute. Ognuno quindi ha il dovere di conoscere, conoscersi, comprendere, scegliere ed agire per mantenersi in salute. Ecco, qui ho fatto un piccolo elenco perché noi come istituto abbiamo anche una scuola di naturopatia di 4 anni con oltre 1600 ore di lezioni in 4 anni, e quindi mettere in evidenza che la figura del naturopata, seppur non ha niente a che vedere con la figura del medico, ma lavora sulla prevenzione primaria, sull'educazione alla salute. Quindi come eventualmente noi formiamo i nostri allievi, diciamo, sugli stili di vita in senso lato, come alimentazione equilibrata, integratori, fitocomplimenti, programmi di esercizio fisico, erboristeria tradizionale, tecniche psicofisiche come rilassamento, tecniche di respirazione, di purificazione, di meditazione, trattamenti con aroma, colori, trattamenti di riflessologia plantare, eccetera. E attraverso delle analisi costituzionali, come avevamo visto prima, c'è questo tipo di approccio, diciamo, valutando la costituzione e le predisposizioni, e quindi analisi di terreno, analisi ambientale, stili di vita tramite colloqui e valutazione naturopatica. Usiamo la iridologia, la kinesiologia applicata, la morfopsicologia, l'analisi biotipologica, analisi fisionomica e analisi riflessologica. Qui ho raggruppato un po', ma sono tutte cose che in parte sono state dette, ma i fattori che incidono sulla salute, quindi qui ho fatto un discorso anche un pochino più ampio, quindi cibo solido, cibo liquido, aria, respiro, allenamento fisico, allenamento mentale, tecniche psicofisiche, conoscere se stessi, rapporti familiari, rapporti di lavoro, gestione delle emozioni. Ovviamente un tipo di vita come ci abbiamo oggi, in cui siamo tutti stressati, eccetera, riuscire a imparare a gestire le proprie emozioni sicuramente sarebbe molto importante. Insomma, pratiche di meditazione molto utili. E quella anche poi, come diciamo, punto di riferimento principale, l'espansione della nostra coscienza dal punto di vista esistenziale. Ho portato questo riferimento per spiegare alcune cosine dopo, ma siamo già alle conclusioni. E il grande fisico tedesco Max Planck,
che visse fine, morì nel 1947, nel 1944 scioccò il mondo con la sua affermazione: è il pensiero o la coscienza che deifica il cervello. È andata a scombussolare parecchie cose. Quindi è stato premio Nobel per la fisica nel 1918 sulla quantizzazione dell'energia e fu l'iniziatore della meccanica quantistica. Quindi la teoria dei quanti afferma che esiste un'unica matrice energetica intelligente da cui ha origine il tutto, dal visibile all'invisibile, la cosiddetta matrix divina. Questo concetto, quindi, ecco, il fatto che il nostro pensiero, il nostro modo di parlare, le nostre azioni, le nostre abitudini e i nostri risultati, tutto quello che noi viviamo ai diversi livelli, va a costituire anche questo una parte della nostra salute. Quindi i condizionamenti delle scelte di vita sono: tutti questi aspetti vanno a costituire il nostro livello vibrazionale, la nostra personalità, il nostro futuro, la nostra evoluzione, quello del nostro prossimo, quello delle future generazioni e quindi anche quello dell'intera umanità, perché siamo un'unica sola unità. La grande responsabilità genitoriale, in parte l'abbiamo parlato prima, quindi lascio stare. Il futuro della nostra salute, della nostra evoluzione personale e sociale dipende da tutto ciò, da tutti quanti facciamo nel presente, questo diceva Gandhi. Oggi purtroppo viviamo in una società dove vige la società basata su competizione, potere e Dio denaro. Questo lo affermava il grande fisico Emilio Del Giudice di Napoli, tra l'altro anche molto amico di Ernesto Burgio. Infatti noi abbiamo fatto il primo convegno nel 2015, mi raccontava, dice, se n'è andato mio grande amico. E Emilio Del Giudice era un bel personaggio, e questa affermazione la fece così, dice: la legge della biologia richiede una sana cooperazione, mentre la legge dell'economia speculativa richiede tanta competizione. Quindi una società competitiva è intrinsecamente patologica. Una malata competizione è l'esatto contrario della risonanza. Come faccio a risuonare con qualcuno se devo competere con lui perché o vinco io o vince lui? Finché esiste un regime fondato sulla competizione tra gli esseri umani, il problema della felicità non potrà mai essere risolto. Un altro grande personaggio, che forse avete già potuto leggere questa sua affermazione: gli uomini perdono la salute per fare i soldi, poi perdono i soldi per tentare di recuperare la salute. Pensano tanto ansiosamente al futuro, dimenticando di vivere bene il presente. Così facendo non riescono a vivere né il presente né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto. Salute, scegli uno stile di vita sano. Grazie dell'attenzione. Sono stato nei tempi. Più o meno. Che hai fatto tu, che sono io, che ho assunto la materia sterile. Devo prendere. Abbiamo ancora una mezz'oretta, sì, se qualcuno vuole fare qualche domanda. 20 minuti. Abbiamo una ventina di minuti, quindi se ci sono domande, spunti di riflessione, apriamo un attimo la discussione tra noi per vedere che cosa ci è rimasto dentro dopo questa carrellata e questa doccia di informazioni. Ho una domanda, la faccio a tutti, ma prevalentemente alla professoressa. Ho letto, cioè in pochissimo tempo si sono lette sui giornali notizie di morti improvvise che hanno bracciato vari livelli di età, territori diversi, sempre in Italia, tra i quali due giovanissimi atleti, uno di 15 anni e uno di 21, la direttrice della segreteria del Conservatorio di Pesaro, improvvisamente muoiono. Da cosa potrebbe dipendere? C'è qualcosa che accomuna questi eventi? È allo studio un qualcosa? Grazie.
difficile domanda, non so se qualcuno vuole rispondere al mio posto. Diciamo che per quello che riguarda l'età pediatrica o neonatale, delle morti improvvise si sono sempre verificate e sono, diciamo, una delle rare ma fatti che accadono. Possono essere tanti, mi vengono in mente, perché no, potrebbero essere anche eventi cardiovascolari improvvisi. Sicuramente l'inquinamento ha un effetto importante sull'apparato cardiovascolare, quindi se sono legate a questo, però molte volte possono essere anche cose non diagnosticate, quindi ci sono morti spontanee per anomalie che non erano state mai evidenziate. Detta così, io non saprei se possono essere accomunate, sinceramente. Grazie. Non so a chi fare questa domanda, comunque non si è parlato di appunto lo stile alimentare, come è cambiato negli ultimi anni. In pratica comunque è aumentato enormemente il consumo di proteine animali e grassi, che sono anche molto... appunto, come diceva, c'è un accumulo anche di tossine nei grassi, vivono praticamente prendendo un sacco di farmaci e di cose, questi poveri animali degli allevamenti intensivi che poi ci troviamo nei piatti. E questo insomma può anche essere una causa delle malattie. Quello che riguardava l'aspetto, detto qua così, quello che riguardava l'aspetto alimentare non siamo entrati proprio nettamente in merito. Per alcune patologie tumorali, perché noi c'è da dire che parliamo di tumore pensando che sia una patologia, in realtà sono 200-250 patologie completamente diverse, per cui parliamo di fattori di rischio, ma poi dobbiamo individualizzare. Per alcuni tipi di patologie tumorali, come quelle del colon, per esempio anche della prostata, i consumi di carne sicuramente sono stati associati. Parlo sempre di aumento del rischio, perché non si può mai dire mangio carne e mi viene, no? Proprio per tutta la multifattorialità. Sicuramente la qualità è una cosa importante, perché gli allevamenti intensivi, parlando di inquinamento, oltre a... quello che noi dobbiamo un attimo ragionare è che è vero, l'alimento è tutto quello che poi è il processo, è il frutto del processo che c'è stato sull'ambiente, di quanto abbiamo inquinato l'ambiente, per esempio il discorso dei gas serra, dei cambi climatici, e quindi l'aumento importante della carne. Lo leggevo proprio oggi, siamo arrivati a 300 kg l'anno in alcune regioni, per esempio anche tipo il Brasile, che insomma è una produzione molto importante, sicuramente ha un suo ruolo insieme all'ambiente. Io volevo fare anche un'altra domanda, non si muova. Volevo sapere se ci sono ancora già risultati dello studio dell'EFSA che ha fatto sul rischio cumulativo dei vari pesticidi insieme, perché conosciamo il rischio su ogni singolo pesticida, però, e neanche tanto bene, però l'interazione tra i vari tipi di pesticidi non la conosciamo ancora. E poi allora una seconda domanda. Nell'agricoltura biologica, che sicuramente è meglio di tutta l'altra agricoltura, però la legge sul biologico permette l'utilizzo di un utilizzo minimo per ogni tipo di fitofarmaco, no? Per tipo 0,10 cioè, più o meno, però non ha limiti su quanti fitofarmaci mettere insieme anche nel biologico, o non è così. La grossa diversa, rispondo prima alla prima. L'EFSA è in ritardo, in realtà diciamo il monitoraggio legato al multiresiduo e l'effetto sulla salute riguardano solo una parte, cioè l'effetto dell'interferenza sulla tiroide, perché tra le patologie che non sono state citate ci sono tantissime patologie tiroidee, che sono anche quelle patologie da esposizione, e anche lì è molto collegato, per esempio, una patologia tiroidea a quello che è poi lo sviluppo del cervello e tutte le patologie legate, no, alla degenerazione o al problema dello sviluppo cerebrale. Quindi, ritornando a questo, i dati dovrebbero essere entro il 2019, ma non abbiamo ancora nulla sulla valutazione del multiresiduo. E, per quello che riguarda l'agricoltura biologica, la sostanziale
importantissima differenza è che sono vietati tutti i pesticidi di sintesi. Quindi l'agricoltura biologica impiega dei principi che possono essere, ma nessuno di questi è di sintesi, cioè impiega quello che è ammesso in biologico e nessuna di queste sostanze che sono altamente tossiche, classificate come cancerogene. Per esempio il clorpirifos è una di quelle sostanze che preoccupa moltissimo, perché è un interferente endocrino. Tra l'altro il NERS è uno di quelli che sul discorso della tossicità cerebrale parla molto, molto bene anche in termini epigenetici, ed è causa, in America ha causato un sacco di problemi nel neurosviluppo e di autismo, tant'è che l'EPA era stata sollecitata per vietarlo, okay? Quindi queste sostanze qui in agricoltura biologica assolutamente non sono ammesse. L'unica cosa che per cui l'agricoltura biologica viene molto criticata, ed è la senatrice Cattaneo che se ne fa sempre portavoce importante, ignorando il clorpirifos, il glifosato, il diazinon, i fungicidi, di metoato e tutta questa compagnia cantante, parla del rame, perché effettivamente una delle cose che può essere utilizzata e viene utilizzata in agricoltura biologica è il rame, che sui rischi per la salute in quantità importanti potrebbe averne, ma quello che è importante è l'impatto comunque sull'ambiente, perché comunque parliamo di metalli che poi vengono rilasciati, i geologi qui possono dirmelo. Però è fondamentale l'importanza. Non ho citato degli studi che ci sono, e ce ne sono tanti, tant'è che l'ultimo che ho citato è stato pubblicato sul JAMA, che è una rivista che ha un impact factor di oltre 30, è una rivista molto importante, l'American Journal of Medical Association, e parla proprio di prevenzione di tumori e associazione tra prevenzione di tumori e consumo di prodotti biologici, perché sono sicuramente, da studi pubblicati, meno, espongono meno a pesticidi e anche a contaminanti tipo il cadmio, che è un cancerogeno di classe 1 e quindi è anche un importante cancerogeno. Volevo solo io invece fare un commento, perché abbiamo corso sul discorso epigenetico. L'attività fisica, che io in studio dei pazienti stimolo, e loro dicono: no, seguo l'alimentazione, però dottoressa, l'attività fisica non ce la faccio. L'attività fisica ha un'importantissima attività epigenetica. La meditazione, Franco Berrino, Daniel Lumera, che fanno dei bellissimi incontri. Franco lo conosco molto bene, tra l'altro io sono stata partecipante al corso quando c'è stato Franco e c'era Ernesto il primo anno. Sì, sono venuta come discente, perché conosco molto bene Franco. Ernesto era tra noi con ISDES, era responsabile scientifico, poi ha fatto la scelta di uscire da ISDE. E vabbè, quindi questo era quello che... Anche il livello di stress, l'esercizio fisico. Esatto, sì, livello di stress. Sono tutti dei modulatori epigenetici. Cioè, in realtà, meditazione, preghiera, stile di vita, attività fisica. Sì, conosco, sì, che abbiamo fatto un convegno a alimentazione tumori e dintorni col Sant'Orsola, e Pagliaro parlava, sì, lui è al Bellaria. Quest'anno doveva venire anche lui, ma poi all'ultimo momento non ho potuto venire a Pagliaro, al quarto convegno. Il quinto convegno che stiamo preparando è appunto ambiente, epigenetica, microbiota, le future, quali future generazioni. Impegnativo. Grazie. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Una curiosità, visto che negli ultimi anni nelle città stanno diminuendo sempre più rapidamente gli alberi, le piante, la presenza degli alberi, mi chiedevo se ci sono degli effetti, a parte gli effetti psicologici, di quelli sono sicuro, insomma, cioè vedere un albero, vedere piante attorno a sé fa bene, però se ci sono anche degli effetti chimici, proprio fisici, sull'inquinamento da parte degli alberi. Non so se qualcuno... Consulti la pagina di Instagram. Cioè,
C'è la dottoressa Gentilini, che tra l'altro è un'oncologa, ora in pensione, che è un attivista importante di ISDE e si sta spendendo moltissimo. E questo discorso del taglio boschi e dell'utilizzo dei boschi o del taglio alberi è un qualche cosa che non le quadra molto. In realtà tutto il discorso dell'inquinamento atmosferico, gli alberi sono degli importantissimi schermi, quindi sono utilissimi. È anche utile il discorso dello scambio e del rapporto, diciamo, della qualità dell'aria. Quindi sì, il fatto che spariscano gli alberi è molto, diciamo, un effetto negativo per quello che riguarda la nostra salute. Poi per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto anche della biodiversità ambientale, c'era uno studio molto carino che era stato fatto in Finlandia, in cui avevano valutato, e quindi la stretta correlazione tra l'incidenza di alcuni tipi di patologie, tra l'allergia atopica di adolescenti che vivevano in aree con verde, piante, ricche di biodiversità, e adolescenti che vivevano in zone molto più industrializzate. E l'incidenza di questa patologia ovviamente era molto più elevata laddove c'era maggiore industrializzazione e meno biodiversità. Quindi di fatto c'è questo link importantissimo nell'ambiente, e l'ambiente è fondamentale effettivamente per quello che riguarda la nostra salute, anche laddove diciamo la nostra immaginazione non arriva. Sì, perché la nostra amministrazione comunale ultimamente sembra che abbia deciso, cioè c'è proprio un'idea di fondo, dice le piante in città stanno male, quindi le togliamo. E infatti ho visto diminuire gli alberi continuamente. Dopo ci sono gli architetti che fanno le figate a Milano e fanno il grattacielo con i giardini. Però questo sì è un problema, anche in Toscana hanno tagliato diversi alberi, stanno procedendo a questo, infatti ci sono tutta una serie di movimenti che stanno sorgendo, perché anche questa è una deturpazione del territorio ed è un'importante risorsa che noi abbiamo, perché effettivamente a livello ambientale non siamo veramente messi molto bene. No, siamo proprio messi male. Su questo volevo aggiungere, perché in Milano stavano studiando la possibilità di creare delle correnti d'aria che dalla periferia di Milano giungessero al centro tramite i vialoni alberati, perché l'ombra crea una differenza di temperatura, quindi innesca il movimento di aria, mentre il cemento si surriscalda, quindi c'era un ricambio di aria che leniva anche gli effetti dell'inquinamento proprio grazie ai vialoni alberati. C'era uno studio che hanno fatto a Milano. Allora vado io con l'ultima, se non c'è nessun altro che deve fare una domanda. Io ce l'avrei una per i geologi. È una domanda per i geologi. Il radon, avete parlato del radon, no? Come elemento inquinante. E ho visto anche quella piantina che era una colorazione diversa. E credo che più il colore fosse intenso, più era. Ecco. E che effetti sono stati riscontrati nelle varie zone a causa di questo radon? Il radon produce fa morire, basta. Dove lo troviamo? Chiaro di così. Il radon non fa luce, ammazza, non è che ha cose intermedie. Quindi solo che le aree sono ovviamente diverse. Il radon è un gas in odore, in colore, cioè, che viene dalla profondità ed è localizzato in prossimità possibilmente di aree vulcaniche, ignee, e quindi ecco perché più nel Lazio, nel Campania, eccetera, eccetera. Da noi mi pare che siamo sotto i 20 becquerel, quindi. Ma noi ce l'abbiamo in casa per i conti. Ma c'era comunque, perché la terra è rotonda, c'è comunque un nucleo. Ma sotto di noi c'è comunque il magma da qualche parte, quindi no, perché dal magma comunque le fratture, le fessure che arrivano in superficie ci sono comunque. Quindi lì sarà minor quantità, ma una fuoriuscita comunque c'è sempre. Allora, da noi è così, poi in altre aree sono diverse, eccetera. Ma adesso si parlava lì, per esempio, del becquerel, attualmente 500 ripare becquerel. Becquerel è una, come si dice, un decadimento al secondo del radio,
è a 500, mi pare, adesso lo vogliono portare a 300. È tutto relativo, ormai fa un po'. Però non è che uno dice io sto nelle Marche, chi se ne frega, me sono nel Lazio. Ma se tu per caso per lavoro vai nel Lazio, oppure c'hai i familiari nella. Cioè, è una problematica nazionale in ogni caso, non è che territoriale. E quindi stanno adesso trovando gli strumenti, sono degli strumenti che credo non costino nemmeno tanto, che uno si mette adesso pure da noi non è caro. Ma in quelle zone lì io ce ne metterei, sono strumenti che costano poco, 10.000 euro. Nemmeno. E quindi fanno un monitoraggio, però almeno se sto sotto quella linea lì, almeno sto più in quel. Ci si può difendere? C'è un modo no. Per rispondere? No, io quello passa dappertutto. Chiedo scusa, ma se sento parlare di radon mi alzo subito. Allora, intanto nelle Marche abbiamo una situazione verificata anni fa, come situazione geologica diciamo siamo fra i più bassi in assoluto in Italia. Il problema del radon può essere nei materiali da costruzione che ovviamente potrebbero venire da qualunque altra parte. In particolare, ad esempio, abbiamo trovato alcune mattonelle che tipicamente la zona Sassuolo, Modena, il giallo o anche altri colori con sostanze radioattive, soprattutto uranio, eccetera. Allora è chiaro che lì il problema si pone in maniera seria. L'altra questione è soprattutto nei locali più bassi, perché quelli ai livelli più alti non ci sono problemi, i livelli più bassi invece si potrebbero avere concentrazioni. Però abbiamo fatto tantissime misure e sta per partire da parte dell'ARPAM una nuova campagna di misure di radon nelle Marche, soprattutto nelle scuole, in alcuni edifici particolari. Quindi adesso sta per partire, avremo i dati. Come? Allora, quali sono i livelli e che cosa si fa? Allora, le cose che si possono fare sono diverse. Sicuramente arieggiare, però uno dice, vabbè, arieggio così entra il freddo, devo aumentare effetti. Certe volte si può addirittura chiudere proprio i passaggi, perché in genere il radon che viene dal terreno viene, si incanala attraverso tubi, tubazioni o anche attraverso fessure proprio nella base, quindi quello si può sicuramente migliorare. Quello che non c'è in Italia, diversamente dalla Germania ad esempio, in Germania non si può costruire una casa se non c'è un'analisi della radioattività dei materiali, e in Italia non c'è. Quindi mi può capitare, se uno non fa questa verifica, mi può capitare che mi costruiscono o per il materiale, il cemento o le mattonelle con sostanze radioattive. Aggiungo invece le altre cose che ho sentito prima. La questione degli alberi è importantissima anche per la questione dei cambiamenti climatici, perché gli alberi sono tipicamente hanno la capacità di assorbire in particolare l'anidride di carbonio, quindi in generale diciamo i gas climalteranti. La terza cosa voglio dire, sono arrivato all'inizio, scusate ma avevo un altro impegno, ho sentito parlare di pesticidi eccetera. Un problema secondo me molto serio, mi rivolgo a Pier Giorgio che è in regione, è che la quantità e la tipologia di analisi, io dirigo il laboratorio dell'ARPAM di Pesaro, la tipologia di analisi, la quantità di analisi che si fanno sui pesticidi, nelle acque, nei cibi è assolutamente ridicola, non posso che usare questa espressione. Quindi se non si potenziano i laboratori che fanno le analisi, quindi non si potenziano il numero di campioni che vengono analizzati, noi abbiamo veramente un'idea molto molto vaga di quello che sta succedendo, con problemi molto seri sul glifosato, di cui ho sentito parlare, ma di una cosa di cui non parla nessuno, sui FAS. I FAS sembrano un problema del Veneto, vi garantisco che sono un problema a pochi chilometri da qui. E non aggiungo altro. Chi hanno comprato la macchinetta per analizzarli? Allora, i FAS, allora, il laboratorio di Ancona, che sarà quello che è stato deciso che farà per tutta la regione analisi sui FAS, glifosato e pesticidi, doveva già essere pronto, non è ancora pronto, però ormai è questione di settimane. Per adesso siamo costretti a mandare tutto in Veneto, presto dovremo essere autonomi sperando di riuscire. Però ripeto, la quantità di strumentazione di personale che ha l'ARPAM, faccio solo questo esempio, rispetto all'Umbria abbiamo la metà del personale in proporzione alla popolazione, stessa cosa in Abruzzo. Quindi non vi ho parlato dell'Emilia Romagna, delle due regioni vicine, assolutamente
quindi se non si potenzia l'acqua dal punto di vista del personale, della strumentazione, non abbiamo un'idea veramente di quello che abbiamo intorno. C'è il laboratorio lombardo, no? Noi, c'è l'ISPRA, Pietro Paris, che fa l'acqua, pesticidi nelle acque, no? Il monitoraggio che poi è su Commissione Europea. Ci sarebbe la Lombardia che ha lo strumento per analizzare il glifosato, ma nelle Marche, con tutta l'agricoltura che c'è, io sono nella zona in cui non parlerei di Val di Non, dove sono stata e non si respirava, per fare quello studio che ho fatto vedere, perché non si respira in certe condizioni, comunque la zona della Val d'Aso, frutticola, è una zona bersagliata di pesticidi e di glifosato. Quest'anno, da quando c'è stato poi il divieto, se ne è visto a manetta intere colline bruciate, quindi che noi non abbiamo un monitoraggio è grave. Io volevo chiedere al professor Coccioni se ci raccontava la storia delle sabbie della terra nera, che l'ho letto su un articolo e mi sembrava molto interessante, che ha scelto per il festival di Venezia. Sì, no, allora funziona così, no? Che a Venezia c'è una sezione dedicata al cinema ambientale, ecologico, eccetera. E allora in questa io sono stato coinvolto tra gli amici, sono loro responsabili di questo, li conoscevo, ho detto c'è questa cosa, ci può aiutare, cioè, tra l'altro abbiamo premiato l'ultimo anno quello di Tonudio, quella forma dell'acqua che tutti avete visto, e Van Gogh anche, perché c'era quello con Defoe, che comunque ha vinto. Vabbè, il premio cosa consiste? L'oggetto del premio è una goccia, si chiama Green Drop, verde, fatta da un maestro vetrale di Vetrano, con della terra all'interno. Allora, prima che arrivassi io, avevo messo ero un po' col Brasile, terra del Brasile, Assisi, insomma, che ha comunque attinenza con la natura, con l'ecologia, con l'ambiente. Allora, quando sono arrivato io, ho cominciato a chiedere, due anni fa, la prima terra che abbiamo messo, quella che ho messo io, era la terra a cavallo dell'estinzione dei dinosauri. Io l'ho presa in diverse parti del mondo, abbiamo fatto che rappresentava un po' la nascita ma anche la risurrezione dopo. L'anno scorso l'idea che mi è venuta era quella di Laki, che in Islanda, sapete, l'Islanda è vulcanica, e nel 1783 c'è stata un'eruzione enorme, non eruzione come la intendiamo, è stata esplosiva, ma effusiva, della lava che usciva per mesi e mesi, che ha buttato fuori tanti solfuri, eccetera, eccetera. Ha ammazzato un sacco di persone, ha provocato delle carestie, ma non è finita lì, perché questa nuvola ha oscurato praticamente la terra per diverso periodo, nebbia dappertutto, sembrava di stare a Milano, peggiore di ipotesi, e la temperatura si è abbassata e quindi ha provocato delle inverni con forti gelate, eccetera, eccetera. Tant'è che pare una di queste sia le cause a lungo andare dell'incacchiatura che ha poi sfociata poi nella rivoluzione francese, e quindi c'era poca, non c'era da mangiare, quindi quelli che avevano la brioche era perché non c'era, perché la situazione dell'agricoltura era terribile, non riuscivano a coltivare. Quest'anno l'idea già è già il materiale, è la terra che viene dalla Tanzania, dalla terra di Lussi, e quindi c'è tutto un discorso su l'uomo, migrazioni, extra, cioè, quello che conoscete bene anche oggi, c'è tutta una serie di problemi. Non giochino, per me è divertente perché vedo un sacco di gente, conosco tanta gente che fa piacere conoscere. Gratis. Io vi ringrazio tutti, il convegno lo dobbiamo chiudere perché siamo fuori tempo massimo. Vi ringrazio della partecipazione e alla prossima. Grazie.